perché parliamo di politica, che è un'altra tua grande passione, perché ci sono state le dimissioni di Nicola Zingaretti, il PD ha eletto a capo del partito, come tutti sapete, Enrico Letta, che nel suo primo discorso ufficiale ha suggerito subito un'immagine per definire la sua segreteria. Vediamo insieme queste immagini. L'idea di mettere insieme l'anima e il cacciavite, ecco. Che sembra una cosa strana, cosa c'entra l'anima col cacciavite? Ma alla fine la nostra politica deve essere questo, mettere insieme l'anima e il cacciavite e non staccarle mai, perché se siamo solo anima, alla fine non faremo in modo che le nostre idee diventino qualcosa, un avanzamento positivo per gli esclusi, per le persone in difficoltà, non faranno cambiare le condizioni di lavoro se saremo solo lì. Abbiamo bisogno di sapere dov'è il cacciavite. Ok, non più falce e martello, quindi, ma anima e cacciavite. Il PD è alla ricerca chiaramente di un'identità, anche di una pace tra le correnti che lo dominano. Il compito di Enrico Letta è piuttosto importante, ma fuori dalle stanze dei bottoni, che cosa pensa il popolo del PD? Allora, per scoprirlo, noi abbiamo in collegamento proprio la base pidina. Buon pomeriggio, base. Eccola qui. Lei capisce, signora, la base è confusa. Scusi. Non so se ci intendiamo, ma c'è tanta confusione. È conosciuta anche questa. Lì c'è, sì, mi suona Letta, questa voce. Letta ha detto che per il partito ci vuole l'anima e il cacciavite. Che sono sì, cose sì, abbiamo sentito anche la partecipazione. Sì, però partecipazione è già disco d'oro, la dicevamo già prima. Invece l'anima e il cacciavite è nuova, capisce? Perché se sei solo anima e non sai dov'è il cacciavite, non c'è l'avanzamento positivo per gli esclusi, capisci? Non so perché buona parte dello studio ride, ma... Ma chissà come mai. Perché? Ma se uno è solo cacciavite? Se sei solo cacciavite ti tocca andare a lavorare. Ecco. Noi ci mettiamo dentro un po' d'anima, tiriamo avanti ancora un po' d'anima, un po' di cacciavite. Quando sei lì che sei tutta anima dici, orco boia, dove ho messo il cacciavite? Allora vai a cercare il cacciavite, ma non devi lasciargli l'anima, capisci? Scusi, intanto gli altri? Tanto gli altri vincono le elezioni, mentre noi siamo lì che cerchiamo l'anima e il cacciavite, però noi abitiamo le mensole, siamo contenti. Senta, senta, sembra che Letta con le nomine all'interno della segreteria stia un po' spiazzando le correnti interne al partito, non sembra anche lei? Le correnti, signora, sono pericolose perché fanno sbattere le porte, eh? A volte fanno anche girare i maroni, sa signora... Noi ci abbiamo più correnti che votanti, eh? Adesso. I progressisti di Zingaretti, Dems Orlaniani, Cuperliniani... Poi ci sono sti giovani turchi che sono 20 anni che sono giovani, quindi mi sa che sono solo turchi ormai, ecco. Poi c'è l'area Dem, la base riformista, insomma. Gli ex renziani anche. Ex mica tanto, guardi, renziano sono quelle parole che se lo sei una volta lo sei per sempre. Vabbè, come cornuto, basta no. Una volta che per sbaglio lo sei sempre. No, aspetta, quando passi dico cornuto, capito? Però, sempre con quello, cioè, basta sempre... una volta sola. Sì, però avete il dente avvelenato con Renzi, non c'è niente da fare. È rimasto quello avvelenato perché quelli d'oro se l'è portati via lui. No, allora, comunque adesso Letta si è insediato, i ruoli sono stati decisi. Lei come vede il futuro della base, pidina? Vede, signore, noi smarmighiamo, ma alla fine fate? Il capone se lo mangia gli altri, capisce? Ora c'è sto Draghi, per esempio, che insomma... Dai. Come va con Draghi? Come va? Non lo so, signora. Lei come va con George Clooney? Non l'ho mai sentito George Clooney io. E neanche noi Draghi, guardi, uguale. Senta. Clooney le ha mica detto che cosa vuol fare al governo, George? No. Ecco, neanche a noi Draghi, uguale. No, scusi, caga meno però, di pezzo. C'è una proprio, scollatura. Niente. Se è così diversa la vostra posizione coi vertici, perché sì. Non vi fate sentire, però? Noi chi? Ma voi base del PD. Signora, c'è il Covid. E quindi? Le sezioni sono chiuse, discutiamo a casa da soli con la moglie, ma vorrà mica che andiamo in piazza se abbiamo anche da certa età adesso, eh? No, ma, però una volta le piazze erano vostre, su. E adesso sono delle sardine, sarà mica colpa mia, eh? Ma quindi nel futuro lei che cosa vede? E vedo la stessa cosa, vedo Letta con l'anima e il cacciavite, ecco. L'anima gliela faranno sputare in un paio di mesi. E il cacciavite glielo infilano grazie, dentro. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie a voi, tante belle cose. Grazie.